Ciao! Terzo e ultimo pacchetto dell'A Team con BA Baracus. Ah, che bello! Allora, io non so quanti di voi abbiano visto il telefilm A Team. Forse qualcuno di voi avrà visto il film che è stato fatto qualche anno fa, che però appunto è praticamente il film ispirato dalla serie televisiva degli anni 80 che io ho visto quando ero giovine, non che adesso sia vecchia, però più giovane di adesso. Ok, allora, apriamo. Ah, vi voglio far vedere qualcosa di divertente. Allora, qua dietro c'è le tre macchine, c'è il furgone di BA Baracus, che è quello che praticamente guidano tutti quelli dei team, cioè quello dove ci sono tutti quelli dei team, che sono quattro. C'è aspetta, Hannibal, oddio, non mi ricordo. Vabbè, ve li scrivo in descrizione. Comunque, la cosa divertente è che praticamente dietro c'è il van, poi c'è un Full Smasher e poi c'è The Pain Plane. E se notate, qui c'è B.A. Baracus che dorme. Perché lui ha paura di andare in aereo. E ogni volta gli altri devono sedarlo, devono addormentarlo. Ah, basta. Mi viene da ridere. Ok, allora. Ma che bello! Allora, lui è così. C'ha questi capelli molto particolari che sono tipo una cresta mohawk, però piatta. Io non credo di aver mai visto dei capelli così nelle minifigure Lego. Ha un'unica espressione che è questa, che è quella arrabbiata. Poi ha la sua tuta, una chiave inglese, che è perché poi diciamo che nelle puntate loro praticamente fanno. Modificano dei veicoli per far cose oppure costruiscono cose, insomma, cioè bellissimo quel telefilm. E poi c'ha anche tutte le sue catene d'oro, qua vedete, con tutti i ciondoli, eccetera, bellissimo. C'ha anche stampato anche dietro, così, wow, cioè quando l'ho visto lì, oh mio Dio, no, devo prenderlo. Ok. Ok, spero di riuscire a prendere altri set. Magari andrò all'altro GameStop che c'è qui in città, che è in un centro commerciale, e vedere se magari lì hanno altri set, vedere se c'è qualche set. Tipo c'è quello della Midway Arcade che mi potrebbe interessare, perché c'ha l'omino con c'ha il minifigure giocatore e poi c'ha l'arcade che potrei fare una specie di boh, non so, adesso vedo. Ok, da mettere sempre ovviamente nella mia città paranormale. Ok, allora alla prossima, ciao.